Marroni pesca in aria Bogdanov, la torsione e la palla che termina di poco al lato. Dicevamo, se si potesse quantificare con una percentuale il possesso di palla. Attenzione, intanto la lancia in aria Striani e ci vuole l'opposizione incredibile di Clementi. Un break della Lazio e una distrazione, ancora la Lazio, l'incrocio dei pali colpito da Vita Colonna. Mantiene il possesso della sfera, ora la palla per Cola, ancora Cola, il destro deviato e ci vuole ancora un miracolo di Mastro Pietro. Ancora Simonetti sul punto di battuta, il cross in mezzo, lo stacco di testa e la rete del vantaggio! Krasimir Bogdanov, stacco di testa su calcio d'angolo e il checco dello Scapicolle avanti 1-0 in una gara che faceva fatica a sbloccarsi. C'è voluto lo stacco di testa imperioso direttamente da corner battuto da Simonetti. Krasimir Bogdanov non ha perdonato la retroguardia laziale e ha incornato sotto l'incrocio dei pali. Non ci è arrivato Mastro Pietro, che per tutta la sera si era distinto per un'ottima prestazione e alla prima distrazione su calcio piazzato su palla inattiva direttamente da corner. Attenzione intanto il destro strepitoso di De Angelis da centrocampo, ha cercato immediatamente la parità. È riuscito a insaccare la sfera con un poderoso stacco di testa su un corner liftato di Simonetti. Intanto pescato Ervin Cola in aria che gira sulla destra per la corrente Marroni. Palla ancora in mezzo e gol! Il raddoppio del checco dello Scapicollo. Una mezza girata appostato sul secondo palo Ervin Cola. Il cross di Alessandro Marroni ha trovato liberissimo sul secondo palo il numero 9 del checco dello Scapicollo, Ervin Cola, che non ha perdonato la Lazio. Termina in questo momento la sfida. Al 52esimo termina la gara sul 2-0 per il checco dello Scapicollo. Sì, gara molto difficile, molto ostica, perché loro si chiudevano bene, abbiamo fatto tanti tiri sia al primo tempo che al secondo tempo, rischiato qualcosina solo agli ultimi minuti e poi fortunatamente sbloccata da un gran gol di Bogdanov e poi chiusa da Cola. La partita al primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, il portiere loro è stato veramente all'altezza della situazione, facendo 4-5 parate veramente determinanti. Poi abbiamo trovato questo gran gol con Miro di testa, che ha fatto un gol veramente bello, ma il merito è di tutta quanta la squadra, perché ci crediamo, sappiamo che contro di noi portano sempre i giocatori migliori, infatti pure stasera ci sono giocatori che non venivano mai, ci temono un po' tutti.